Bella a tutti ragazzi, come al solito c'è la mia tazza da Siviglia perché si fa colazione al mattino. Allora, oggi andremo a sfidare invece, al posto sempre uno del mio clan possiamo dire, della mia associazione, andiamo a sfidare l'altro componente, squadra. Noi abbiamo Costil che dobbiamo migliorarlo, consiglio di un mio membro interno che lo farò e prenderò in considerazione questo consiglio. Ho cambiato modulo che adesso vi mostrerò, ho messo la mia difesa, mettendola a 5, vediamo se riusciamo a creare qualcosa. Modric, Candreva, sempre sto cazzo di Candreva, porca Eva, basta. Poi c'è Bale che è 99. Vediamo con che modulo giocherà. Giochiamo con 5, 1, 2, 2. E lei gioca con un 4-1-3-2, ok. Un po' spiazzato come formazione, però potrebbe metterci in difficoltà. Quel Bale 99, speriamo che la nostra difesa 5 ci fermi, riesca a fermare. Qua abbiamo messo Rakitic e Joao Mario, anche se avevo prima, l'ho modificato proprio adesso. Prima avevo Rakitic dietro a centrocampo con Arvidi, ma non era molto utile, quindi ho detto metto due che aiutano i due attaccanti, Arvidi a supportare la difesa con i 5 difensori, e vediamo se riusciamo a costruire qualcosa. Comunque subito cominciamo e vediamo se riusciamo a vincere. Appunto è un po' insensato perché mi ha sfidato normalmente e ho vinto 3-0, poi mi ha risfidato e ha vinto 2-0. Allora non riesco a capire che cazzo stia succedendo, se sono veramente, cioè se questa formazione serve a qualcosa oppure botta di culo. Tanto Griezmann e Neymar, buona intesa, però i due supporto dietro, per me ho fatto bene a metterli appunto con Joao Mario. Noi siamo molto sulla difensiva, appunto va sempre la palla indietro, a me dà un gran fastidio. Griezmann, controllo palla per Neymar, Neymar avanza, passaggio per Rakitic, fantastico, ha sbagliato questo, io bestemmio. Spaccate le nocche, ve lo giuro, le nocche e le dita. Cioè Rakitic era davanti alla porta, uno che c'ha i piedi di Rakitic sbaglia, non puoi sbagliare. Griezmann, passaggio per Neymar, passaggio un po' lungo, il portiere c'è, cioè, Krul. Il mio obiettivo ora è sconfiggere almeno una volta e ce la farò. Candreva, passaggio per Perez, dai, è preso, no, cosa ha parato, cosa fa il portiere, si butta. Coche cola, porta. Cross in mezzo, il salto, bravissimo Arvidi, il portiere è il mio. Bravo Rakitic, hai preso bene la palla, ma aspetta un attimo, come la ripartenza, cioè manco il tempo di respirare. Griezmann va da solo, Griezmann deve vedere Neymar, l'ha visto, ottima accelerazione, il portiere c'è sempre, il mio si butta a caso, il suo è perfetto, dai. Joao Mario, passaggio per Griezmann, per Candreva, questo fottuto Candreva. Siamo in 5 in difesa, dai. Joao Mario prende la palla per Griezmann, passaggio con Rakitic, deve intendersi con fottutamente Neymar, non si intendono. Oh mio Dio, che passaggio, che cazzo di passaggio ha fatto? Ho la difesa 5, nessuno riesce a difendere, palo! Fermate Bale, bravo Lavi Luis, è l'unico decente, appunto nello scorso video ha fatto una papera, abbiamo preso gol per colpa sua. Arvidi, tu sei a difesa, a carico della difesa. Bravissimo, dopo facciamo giusto per un'apertura di un pacchetto che ce l'ho 4-5, giusto per concludere questo. Ok, per Quagliarella. Quagliarella, David Luiz, bravissimo. Vediamo se riesce ancora a difendere, sempre Perez. Se l'ha sempre lui la palla. Bravo David Luiz. Bravo, così aggressivo, cazzo. Joao Mario per Griezmann. Griezmann, passaggio per Neymar. Dai che ce l'hai. No, non ce la facciamo. Cioè, se siamo seri? Cioè, siamo seri? Rodriguez la sbatte contro la testa e tu rinvii? Basta sputare, sto sputando. Guarda che passaggio, sa, esci. Ma il portiere? No, vabbè, dai. Ma dai, ma non riesco. Cosa facciamo? Un 2-1 come l'Inter ieri contro la Juventus. Complimenti all'Inter. Pare Icardi, cioè cross fantastico da esterno. E poi ha fatto un salto più di Mandzukic. Ha fatto un salto. Mandzukic era qua, lui era partito questo qua. Dai, Griezmann. Griezmann per Neymar, Griezmann, Neymar, cosa volete fare allora? No, beh, io non posso giocare così, ma dai ma cosa c'è di difficile nel giocare? Faccio la difesa 3 allora, 5 attaccanti, visto che sono pieno di attaccanti, se non la prendo. E si butta, cosa ti butti? 65 metto Balotelli, vediamo questa azione come... No, veramente ragazzi, io bestemmio, cioè a me parte una di quelle... 65, volevo aspettare un attimo la mossa, la controinventiva, Oscar... Dai Oscar, guarda che ce la fai. È da solo però, non c'è nessuno. Vabbè, mettiamo Balotelli. Vediamo se riesce a fare qualcosa Balotelli. Il lag. Vabbè, c'è anche Balotelli al posto di questo. E Sturaro, Orbiti, cosa c'è? Trequartista o Sturaro. Vabbè, inventiamo ragazzi.
Ti fai cambiare. Cazzo. Si è spenta la videocamera. Vedete che bello che adesso siamo senza videocamera. Aspettate un attimo, aspettate. Sapete perché era scarico? Perché avevo una pila, quella di riserva, messa e non quella originale, della Canon. Quindi ripartiamo. Glick, vediamo che col cambio di Balotelli se siamo riusciti a cambiare qualcosa. Intanto Glick, scusate se non ho guardato molto, ma ero concentratissimo qua. Sura, non è cambiato un cazzo, Rodriguez, ma riusciamo a fare gol? Ok, faccio schifo contro gli altri, ho capito. È giusto il momento, l'ansia che siamo forti e buona. Oscar, Griezmann, per Balotelli. Ma basta con sti passaggi! Ma cos'è? Ma buona! Beh, ora metto un attaccante, sono serio, mi sono rotto veramente il cazzo. Non ho centrocampisti, quindi non avrebbe neanche tanto più senso. Fatto un 5-4-1 allora, provo a fare il 5-4-1. Non ho 4 però persone a giocare a centrocampo, metto un attaccante e tutti si basano su di lui. Tengo Neymar. Buona, esci. Cazzo fa, Karate Kid? Guarda Balotelli. Non fa niente, non fa niente, non stiamo facendo niente. E anche questa è persa, ragazzi. Che bello. Le sfide più belle della storia, guardate. Finita la partita. 1-0, abbiamo perso. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Niente. Facciamo un opening pack, giusto perché me l'avevo mandato. Faccio complimenti anche ad Adardo, cioè o della gente forte o io faccio schifo. Facciamo questo opening pack, aspetto per aprire. Faccio un opening pack da 5, appena magari mi viene una possibilità, ovvero qualche cosa interessante che si potrebbe fare, cioè che mi danno qualcosa di tipo 150, però c'è un evento speciale, quindi possiamo aprire, divertiti. Questa 4 da 7, possiamo beccare un talento argento. Vediamo che cazzo riusciamo a trovare. Siamo riusciti a trovare dentro questo opening pack. Io mi ritiro dagli opening pack. Io veramente sono quello sfigato che non ci mai beccare un cazzo. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento e rispondo a Dodo che mi aveva scritto di cominciare Minecraft. Minecraft non è un gioco che mi piace, non mi è mai piaciuto, odio quel giochino e lo ritrovo alquanto noioso. Perché? Perché lo fanno tutti e io non voglio fare quello che fa la maggior parte della gente. Quindi vediamo, grazie mille comunque per aver scritto e... Dai.